Volevo spiegare comunque una situazione che mi sta parecchio al cuore, no? Per farvi capire oggi qual è lo status attuale. Cioè, nel senso, io dopo i precedenti che ho avuto, dopo che mi hanno buttato in gattabuia così, con quel cavolo di reato, ma io come potrebbe essere stato qualsiasi altra persona vittima di una cosa del genere? Perché oggi la donna è stratutelata, no? Adesso io mi trovo in una condizione che da uomo ho paura di andare con una donna, perché magari questa qua, sapendo che faccio la bella vita, o magari crede che faccio la bella vita, o chissà cos'altro può credere, dice che faccio, questo lo denuncio, o per violenza sessuale, o per lesioni, o per maltrattamenti. Automaticamente adesso ti ritrovi in una posizione, con questo codice rosso, che bam, sei colpevole, bam, sei colpevole, bam, sei colpevole, poi fatti la galera, prenditi la condanna e poi forse piano piano con le prove riesci a uscirne fuori con un buon avvocato e cacciando le paperellette, capito? Allora io che cosa proporrei allo Stato italiano? Tutte queste donne che dicono, e qualcuna c'è sicuramente, che subisce queste violenze, questi maltrattamenti, queste cose, è giusto denunciare, però quando l'uomo riesce poi a dimostrare, come nel caso mio, spero, spero perché hai visto mai che qualcuno proprio è sordo e non ci sente, a dimostrare di non essere il mostro descritto, a questo punto poi la donna deve pagare il doppio, perché tu a me mi hai fatto del male, mi hai fatto del male, mi hai fatto passare dei traumi, no? Come adesso quando si fanno degli incidenti, ciao papà, come quando si fanno degli incidenti. Quando chi ci ha torto e comunque chiama, chiede l'intervento della polizia, perché non ha voluto fare il CID, quindi ha occupato a buffo il tempo delle forze dell'ordine, paga ovviamente il fatto di aver chiamato nonostante il torto. Mamma mia ragazzi, guardate che roba. Dico, qua una donna sicuramente è invitata a salire su un taxi, ma come si fa una cosa del genere? È un taxi del genere, scritto fake taxi, con i tempi che corrono, ma che vergogna.